Sin dai primi secoli, la comunità veneziana fu attiva nel commercio, con una partecipazione diretta delle famiglie più importanti del Ducato. In questo modo si formò una classe dirigente ricca ed ampia, in grado di limitare fortemente il potere del doge fin da subito. Questa vivacità delle famiglie veneziane è uno dei motivi per cui la città iniziò gradualmente a sviluppare una propria coscienza nazionale nei primi secoli di vita. Già alla fine del IX secolo, in ogni caso, i dogi iniziarono ad essere eletti dalle famiglie veneziane. Per motivi di sicurezza, tra la fine del IX secolo e il X secolo, la città di Venezia iniziò a prendere forma presso le isole Realtine, comprendenti l'attuale Rialto, Civitas Rivo Alti. Qui già dall'anno 828 due mercanti avevano avventurosamente condotto le reliquie di San Marco, trafugate ad Alessandria, e pochi anni dopo sarebbero iniziate le costruzioni della Basilica di San Marco. Soltanto col tempo, la comunità riconosciuta come Ducato di Venezia identificherà la città con il nome di Venezia. Serenissimo era un appellativo che si attribuiva ai dogi di Venezia. Il termine è poi passato alla città. Serenissimo era anche il titolo dei reggenti di Bisanzio, da cui Venezia è dipesa formalmente fino al 1453, data in cui Bisanzio è definitivamente caduta. Nonostante questo, il titolo è rimasto. Infine, c'è chi attribuisce questo titolo alla solidità della Repubblica, che grazie alla prosperità, all'oligarchia liberale e solida che la governava, rimase forte e serena fino al 1700. La prima chiesa dedicata a San Marco fu costruita nell'820 per accogliere il corpo del santo che, secondo la tradizione, due mercanti veneziani, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, avevano trafugato da Alessandria d'Egitto. Terminata la sua costruzione sotto il dogado di Giovanni Participazio, nell'832 la basilica fu consacrata con la proclamazione di San Marco come patrono e protettore della città, al posto del precedente San Teodoro, Todaro per i veneziani, particolarmente onorato in Oriente. Questa prima struttura, distrutta da un incendio nel 976, durante l'insurrezione contro il doge Pietro Candiano IV, venne ricostruita in pochi anni e riconsacrata dal doge Pietro Orseolo il Santo. A partire dal 1063, sotto il dogado di Domenico Contarin, fu nuovamente demolita per lasciare il posto alla terza basilica, quella attuale, edificata prendendo a modelli due edifici di Costantinopoli, la Chiesa dei Dodici Apostoli e Santa Sofia. Da quella data, l'impianto originale in mattoni a vista e cupole basse fu ininterrottamente impreziosito con elementi architettonici, scultorei e ornamentali che rispecchiavano il gusto e lo stile delle varie epoche. Nella sua pianta a croce greca si riconosce la matrice stilistica orientale bizantina, in cui ognuno dei quattro bracci uguali è concluso da una cupola, più una al centro che eccede il tetto per 12 metri. L'esterno, diviso in tre differenti registri, piano inferiore, terrazza e cupole, si presenta più sviluppato in larghezza, probabilmente per distribuire i pesi, appoggiati su un terreno sabbioso in modo equilibrato.
presenta due ordini, uno al piano terreno scandito da cinque grandi portali strombati che conducono all'atrio interno. Il secondo ordine forma una terrazza percorribile con quattro arcate cieche, più una centrale, in cui si apre una loggia che ospita la quadriga. La navata maggiore si prolunga nel presbiterio sopraelevato sulla cripta e separato dall'aula e quindi dai fedeli, da una iconostasi decorata con le statue dei 12 apostoli. Capolavoro della scultura gotica di Jacobello e Pierpaolo delle Masegne. Al piano superiore si osservano i matronei, ballatoi da cui le donne assistevano al rito. Sull'altare maggiore si trova l'inestimabile pala d'oro, decorata da più di 80 smalti e centinaia di pietre preziose, un tempo esibita solo in occasione delle maggiori festività religiose. Il blocco massiccio è trecentesco, alcuni smalti risalgono però al X-XI secolo. L'opera fa parte del tesoro di San Marco, esposto in un ambiente ricavato in una torre medievale dell'antico castello ducale. Custodisce una rara collezione di icone, calici, ornamenti e reliquiari. Tra gli arredi della basilica, il ciborio è il più visibile e inosservato. Sostenuto da quattro colonne completamente rivestite di sculture e adorno di meravigliose lastre di marmo verde di Tessaglia. I mosaici della facciata rivestono le lunette diventando parte integrante della sua architettura e restituendo un effetto di leggerezza ed eleganza all'impianto massiccio della fabbrica. Tra i mosaici originali che ornavano l'esterno della chiesa di San Marco, solo quello sovrastante il portale settentrionale di Sant'Alipio è del XIII secolo e raffigura la chiesa stessa come era prima delle sovrapposizioni gotiche. I rivestimenti musivi delle altre lunette sono di fattura successiva, sostituiti ai perduti originali tra il XVII e il XIX secolo, compreso quello del giudizio universale del lunettone centrale. Al piano inferiore della facciata sono rappresentate le storie del trasporto del corpo del santo, la traslazione, in quella superiore le feste della chiesa. I mosaici all'interno sviluppano il tema della gloria della chiesa, che secondo un antico schema bizantino serviva ad accompagnare e completare le cerimonie liturgiche. I colori dominanti sono quelli caldi, in particolare l'oro, che paiono smaterializzare le pareti, proiettando lo sguardo del visitatore nella luce straniante e totalizzante dei luoghi descritti dalle sacre scritture. A fianco delle navate sono rappresentate le storie di San Marco e dei maggiori santi locali, vere e proprie biografie per immagini. Questo incredibile rivestimento musivo di ben 4.000 metri quadrati fu iniziato alla fine del XII secolo e terminato dopo 100 anni. Fu eseguito da maestranze organizzate in botteghe con tecniche apprese da artigiani bizantini. I soggetti dei mosaici sono tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento ed è possibile seguire la narrazione come se si trattasse di un'enorme Bibbia spalancata per poter essere compresa dai fedeli.
Dove stai andando? Butta via la cartina. Perché vuoi sapere a tutti i costi dove ti trovi in questo momento? D'accordo, in tutte le città, nei centri commerciali, alle fermate degli autobus o della metropolitana, sei abituata a farti prendere per mano dalla segnaletica. C'è quasi sempre un cartello, con un punto colorato, una freccia sulla mappa che ti informa chiassosamente: voi siete qui. Anche a Venezia. Basta che alzi gli occhi e vedrai molti cartelli gialli, con le frecce che ti dicono devi andare per di là. Non confonderti. Alla ferrovia, per San Marco, all'Accademia. Lasciali perdere, snobbali pure. Perché vuoi combattere contro il labirinto? Assecondalo, per una volta, e non preoccuparti. Lascia che sia la strada a decidere da solo il tuo percorso. E non il percorso a farti scegliere le strade. Impara a vagare, a vagabondare. Disorientati. Bighellona.